Ogni amante della cucina non vede l'ora che venga Natale. Qual è l'occasione migliore per sperimentare i piatti della tradizione italiana e internazionale? Oggi Edoardo Raspelli, scrittore e noto critico gastronomico, ci svelerà il suo personalissimo menù di Natale. Andrea, grazie della linea e un saluto a tutti gli amici di TGMS. Il mio rito gastronomico comincia con il magro della vigilia. Era un'abitudine di mia suocera quando ancora c'era e si mangiavano tartellette, tartine di gelatina, magari con i gamberetti o con le povere macchiotte e uova di lompo, e poi una pasta particolare, una di nome era agliata. Erano delle tagliatelle senza uova, quindi bianche di farina e acqua, un po' grezze, un po' ruvide, lasciate ruvide, fatta di pane ammollato del latte, grigli di noci pestate e soprattutto aglio. E poi un semplicissimo pesce. Questo era la vigilia. Il Natale, che io consiglio ai nostri amici che ci seguono, come antipasto mangerò del curatello di zibello artigianale, prosciutto crudo, uno degli 8 prosciutti crudi a denominazione d'origine protetta italiana. Poi tartine insaporite di burro, anche lì io nel mio congelatore ho tenuto del burro dal peggio fatto quest'estate. Primi piatti territorio, quindi agnolotti, tortellini di carne oppure una pasta ripiena con la zucca. Secondo, anche lì, sul semplice, un pesce, se siete in due va bene la trota, se no magari anche qualche filetto di un grosso storione d'allevamento, Brescia la sua capitale per l'Italia, semplicemente bollito e magari con una maionese fatta in casa con olio normale, diciamo così, quindi olio di vinaccioli, olio di semi, ma anche olio extravergine, sempre ad una sua origine protetta, che gli dia una sferzata di sapore. Carne, io adoro la cassola da buon lombardo, va benissimo anche il bollito misto, insieme a una insalata fresca condita con un olio di nuovo DOP e con delle gocce di aceto balsamico tradizionale di Modena. Siamo al dolce, al dessert, quindi frutta fresca e poi il panettone o il pandoro, magari con una crema a base di mascarpone. Insomma, tutto per dimagrire. In bocca alle balene a tutti! Augurando un buon Natale a tutti i telespettatori della TG Events, Andrea Biandrino, la bellissima Cherry, tanti auguri! Cin! Cin.